Ah, ma anche, non ci credo, c'è anche la falce dietro. Dettaglio questo. Ci hanno messo... Allora ragazzi, in questo video andiamo a giocare dei livelli di Crash Bandicoot in modo casuale, dato che il gioco l'ho finito, ma ad ogni livello il personaggio sarà differente. Infatti, come potete ben vedere, in questo momento siamo Pac-Man e questo è solo uno dei tanti che vi sto per mostrare. Andiamo a vedere un po' com'è, come funziona e se la mod funziona bene. Io ho messo un po' di robe, quindi un po' di robette, un po' di mod, un po' a caso, quindi non so in realtà che cosa ci è andato a finire dentro. Mi sa che questo è il primo livello proprio, eccoci qui. E beh, direi che la corsa non è niente male. Non ci credo, ho messo le sfere del drago come... Non ci credo. Avevo messo in realtà un altro personaggio che non so perché non si vede. Ho fatto una... Ma anche... Ma questi sono i personaggini di Mega Man, o sbaglio? Non lo sapevo perché ho preso un bel po' di moddine e le ho buttate tutte quante dentro. Quindi infatti secondo me alcuni personaggi ho visto un po' nelle skin che non ci sono, quindi probabilmente si sono sovrapposti alle skin. Dai, bellissimo. Pac-Man per adesso funziona molto bene. Facciamo i livelli ragazzi, giusto quelli più semplici, perché se avete giocato il gioco potete sapere che è bello complicatino, eh? Cioè con l'avanzare dei livelli. Quindi ci facciamo questi semplici in modo che vi riesco a far vedere quanti più personaggi possibili mentre che raccogliamo le sfere del drago. E procediamo. Guarda come surfa, eh. Ah, boh, ci siamo. Più o meno le sfere del drago assomigliano un po' alle palline di Pac-Man, yeah. Stiamo lì. Guarda come surfa. Posso anche dire che questo livello è uno dei... Non so, mi piace tantissimo, nonostante, ok, che è il primo livello, se ricordo bene, cioè, ricordo bene, sì, perché è il primo livello. È veramente, non so... Eccoci qua. Ah, ma anche le vite, attenzione. Le vite. Anche la vita è segnata con il loghetto di Pac-Man. Ah, però ci sono dati veramente da fare, eh. Chissà anche i prossimi, ragazzi, perché sono personaggi che... non ve lo aspettate, secondo me. Secondo me non ve lo aspettate. Ci sono dei personaggini non indifferenti. Quando ho visto alcuni, diciamo, che ho scelto io, ho detto wow, eccoci qui. Vabbè. Iniziamo molto male. Procediamo, che dobbiamo vedere il prossimo personaggio in fretta. Un piccolo spoiler, una piccola anticipazione. Il prossimo personaggio sarà di Coco. Eccoci qui, ci stiamo per dire addio. Vediamo un po' l'animazione anche com'è. È una fotina che si poteva fare un po' meglio. Dai. Allora adesso noi torniamo back, perché siamo pronti a swappare personaggio. Penso che lei la conoscete tutti, no? Eccola qui, Rose di Sonic. E andiamo con il secondo livello, lo andiamo a provare. Vediamo se anche questa è fatta bene. Eccoci qui. Oddio, la corsa più particolare, sembra più bassa, perché pure Coco, se non sbaglio, corre un po' più col busto in avanti. Ok, le sfere del drago sono rimaste. Allora, un piccolo dettaglio questo. Andiamo avanti. Diciamo che si sono dati da fare proprio in tutto. Ah, questi modder, ne sanno una più del diavolo. Sono curioso di vedere se ho messo anche altre robe dentro a livello di nemici. Si lascia, si corre molto veloci. Non si molla. Oh mio Dio. Non giocavo da un sacco a Crash e ho scoperto, dato che sono passato sul PC da relativamente poco, ho scoperto il magico mondo delle mod. Quindi ragazzi, se avete idea per un prossimo video, ovvero un gioco dove poterci mettere delle mod simpatiche, ovviamente fatecelo sapere nei commenti. Ricordo sempre di iscrivervi, lasciare un mi piace e commentare. Ah, vero, qui è il bossino. Oddio, bossino. Chiamiamolo boss. Si continua la corsa. Attenzione, non ci facciamo mai prendere. Dai che finiamo, che vi porto il terzo. Il terzo penso è uno dei più amati e più famosi proprio nel mondo dei videogiochi. E stiamo parlando, sì ragazzi, proprio di Steve di Minecraft. Questo in realtà era il primo che vi volevo far vedere. Però ho detto, lo spoilerò subito, il primo dopo non c'è gusto. Quindi ho detto, vai. Facciamo dopo. Oh, eccoci. Ah, ma questo livello non posso farlo. Perché non penso... Infatti, la mod non permette il cambio di costume, ovviamente. Non lo hanno fatto. Questo è un test che avevo già visto io. Eccoci qui.
La coppia che scoppia. Ah, ma qui è il boss. Oh mio Dio, ma come corre? No, ma ragazzi, però dobbiamo fare un livello un po' più semplicino, dai. Non mi ricordo la mappa momentaneamente. Il livello più semplice, giusto per vedere il personaggio. Non dobbiamo metterci a rifare tutto quanto il gioco. Ovviamente non giocandolo da un sacco di tempo, non ricordo dov'è. Eccoci qui, il nostro Steve che raccoglie le sfere del drago. In quale universo parallelo siamo finiti? Guardate come si arrampica anche il nostro Steve. Come non l'avete mai visto, probabilmente. Ce l'abbiamo solo noi. Ecco qua, che surfa anche. ha tutto quello che deve avere. È perfetto però per Minecraft. Per Minecraft. È perfetto per Crash. Qui è la corsa, guardate quanto è fresco. Sì, scivolatina. Attenzione, il nostro Steve non molla di un colpo. Oh mio Dio. No, ho sbagliato tasto. Ho sbagliato davvero tasto. Una morte meritata, meritata. Il nostro Steve non si ferma, aumenta. Evita tutti gli ostacoli. Siamo alla ricerca di una crafting table. Nel mondo di Crash. Procediamo a surfare. Surfare, madonna mia, eccoci. Si evita tutto, si evita tutto. Per pochissimo, è mancato davvero poco. No, ci siamo ritrasformati. Anche l'immaginetta. Vabbè, quindi diciamo ragazzi, possiamo procedere con il prossimo livello, dato che qui ci siamo bloccati di nuovo per questi dannati poteri. Ecco a voi il prossimo personaggio, Black Goku. Questo quando l'ho visto, ragazzi, ho detto no, incredibile. Perché se ci avete fatto caso, il personaggino è quello che si usa su Dragon Ball Fighters. Cioè, a me sembra proprio quello, il modello. Semplicemente un po' riadattato e quant'altro, però è molto, molto simile a quel modello là. Infatti, secondo me, hanno preso semplicemente quel modello, l'hanno giusticchiato, l'hanno messo qua sopra. E quindi andiamo a vedere. Adesso è tutto perfetto. Oh mio Dio, ma è grandissimo. Oddio, ma la testa è gigante. Oh mio Dio, cioè, non c'entra nella mappa. Non entra nella mappa. Ma mica fa qualche Kamehameha, qualcosa. Ah, ma anche... Non ci credo. C'è anche la falce dietro. Solo un problema, che dobbiamo ricambiare il livello ancora, perché l'ennesima volta questi dannati poteri. Cioè, devo rigiocarmi sempre il primo livello, come... per essere... per fare subito. È incredibile, ogni livello c'è un potere. Eccoci qui! Però, raga, è gigante, cioè, i capelli sono veramente giganti. Sono enormi proprio. Fatti molto bene, c'è da dire. Attenzione! Oh! Attenzione, salta sui muri, dato che non si può volare, oppure sì, eccoci qua, possiamo volare invece. Inaspettato, il nostro Goku aumenta, vai sui muri, forse questo era un livello perfetto se... Oh mio Dio, se ci fosse Altair, quindi modder, vedo io l'idea, mettete Altair, Ezio Auditore, qualche personaggio di Assassin's Creed, mettetelo perché sarebbe anche perfetto anche quello, secondo me, eh. Attenzione, una schillata incredibile, ho fatto. Raccogli tutte le sfere del drago. Raccogli tutto. Esodiamo qualche incredibile desiderio. E si va, si continua. Eccoli qua. Siamo bloccati di nuovo al potere, quindi ragazzi ci tocca ancora cambiare personaggio. Questo qui ve lo spoilerò così, è proprio Goku base, però purtroppo la mod, come potete vedere, non funziona molto bene. Allora passiamo di nuovo a Coco. Con la sua skin degli incredibili. Vediamo questa com'è. Vediamo se è fatta bene o no. Eccoci qui. Oddio, è perfetta. È veramente perfetta. Io provo a fare sempre qualche mossa. Se magari fanno qualche cosa. Però vabbè, quelle sono le abilità. Cioè i movimenti, né, che potevano fare tant'altro. Mamma mia, per quanto non sono morto. È bello vedere queste cose. È bello anche che la gente si applica per fare queste piccole mod, possiamo dire, divertenti. Ovviamente c'è pure chi esagera con le mod, siamo onesti. Ho sbagliato tasto, di nuovo, eccoci qua. Siamo morti. Forse devo fare come avevo detto all'inizio, che ogni morte cambiavo personaggio. L'idea del video iniziale era quella, però visto che non potevo cambiare personaggio a livello in corso, ho detto beh, facciamo ad ogni livello. E ragazzi, allora, andiamo a vedere l'ultimo personaggio che potete vedere lì. In basso a destra. Eccoci qua. Ditemi se la conoscete. Se non la conoscete, scrivetelo nei commenti. Però penso che la conoscono tutti, ragazzi. Dai. Vediamo. Eccoci qua. Oddio, lei. Oddio. Non è fatta. Oddio, la camminata ci sta, però. Non è fatta proprio. Perfettamente. No, oddio, forse sì. Cioè, non lo so, mi sembra un poco sformata un po' troppo. Però è perfetta per il personaggio, questo sì. Attenzione.
Si va, si corre, vicino ai draghi. Ah, però dimenticavo il rampino, posso utilizzare adesso. Dai, quasi giusta per questo... Oh mio Dio. Per questo personaggio siamo stati distrutti. Eccoci qua. Scaliamo le montagne, non mi sembra proprio adatta lei per... per scalare i muri così, in quel modo. Mette per esempio un Altair, ragazzi. In questo caso sarebbe stato perfetto, no? Come ho fatto? Non lo so solo io. Come ho fatto a schivare quello? Lo so veramente solo io. Non mi ha preso il rampino. Vabbè, ragazzi, questi sono i personaggini di queste mod. Purtroppo ne ho messo anche un altro, ma sfortunatamente non, a quanto pare non funzionava, che era l'androide 21 di Dragon Ball, e purtroppo non funziona. E un altro era anche Super Mario. Sì, ragazzi, c'era anche Super Mario. Il problema è che purtroppo la mod non funzionava, quindi mi dispiace che non ve l'ho potuto far vedere, però questo è. Quindi, ragazzi, con Steve davanti, vi ringrazio della visione, lasciate un commento, un mi piace e iscrivetevi per supportare il canale e ci vediamo al prossimo video.